L'obelisco della Minerva è uno dei più noti e anche dei più cari ai romani. È anche uno dei più piccoli, è alto soltanto 5 metri e 47 centimetri ed è stato posto sulla groppa di questo elefante di marmo da Bernini nel 1665, quando fu recuperato, perché certamente non era questo il posto dove si trovava prima. Prima era in Campo Marzio e fu dissotterrato soltanto successivamente, a quando evidentemente i romani ne avevano già fatto oggetto di ammirazione in un'altra parte della città della Roma imperiale. Pur essendo di dimensioni ridotte, questo obelisco è molto importante perché era uno degli elementi architettonici portanti del tempio principale dedicato al culto di Iside a Roma, Liceo Campense, che si trovava in Campo Marzio, proprio alle spalle di dove ora c'è Santa Maria sopra Minerva. Un grande tempio, lungo forse più di 400 metri nel suo asse maggiore, e dotato di porticati e soprattutto di obelischi, di leoni e di sfingi. Questo posto, Liceo Campense, era veramente il tempio più importante dedicato a Iside. Anzi, la parte centrale appunto era occupato da un tipico tempio a doppia faccia: da una parte il culto di Iside e dall'altra quello di Serapide, che erano poi le massime divinità che hanno avuto accoglienza a Roma, non soltanto in quella imperiale ma anche da molto prima nella Roma repubblicana, quando però questi culti erano sotterranei e anzi venivano in qualche misura perseguiti perché si pensava potessero minare l'ordinamento dello Stato repubblicano. Su come dovesse essere fatto il tempio di Iside in Campo Marzio si sono fatte molte supposizioni. In particolare è stato possibile ricostruire l'ingresso, perché è coniato su una faccia di una moneta del tempo di Vespasiano. Tutto attorno all'area sacra c'erano magazzini e soprattutto abitazioni di sacerdoti, quindi praticamente si trattava di una specie di squarcio di Egitto all'interno del cuore della Roma imperiale. Non solo obelischi a Roma, ma anche il simbolo stesso dell'antico Egitto, e cioè le piramidi. Le piramidi, perché a Roma probabilmente ce n'erano più di 3 o 4, alcune ormai sparite, mentre la piramide Cestia è nota a tutti i romani e a tutti i turisti perché ancora oggi persiste nel centro storico della città. È completamente rivestita di marmo, e questo è un marmo che viene da Luni, che era il porto per eccellenza dove venivano scaricate anche le pietre della Puane, e somiglia da questo punto di vista molto da vicino alle piramidi egizie della piana di Giza, perché il rivestimento esterno, che oggi non vediamo più, era pure di un calcare bianco compatto molto simile a questo marmo che vediamo qua. Si vede anche da sotto come la superficie di questo lato è tutta ondulata, ci sono delle chiavi di ferro e degli altri sistemi che servono a rendere più solida la costruzione una volta che è stata restaurata, perché questa costruzione ha 2000 anni, è stata costruita nel 12 a.C., dunque in epoca augustea, da Caio Cestio Epulone, quindi non da un imperatore come molti possono pensare, ma invece da un dignitario, un nobile romano che anzi si occupava specificamente dell'organizzazione dei banchetti sacri, quindi qualcuno che conosceva bene i rituali, a testimonianza che dopo la conquista romana dell'Egitto nel 31 a.C. i riti egiziani e anche la monumentalità, le opere degli antichi egiziani avevano ripreso vigore a Roma, dopo che già da tanto tempo correvano sotto traccia in tutta la città con i culti di Iside e con tante altre testimonianze più nascoste. Questa piramide, che è l'unica a essere rimasta in piedi, ci testimonia una ripresa di quella moda egizia che nella Roma imperiale sarebbe stata molto importante. È molto chiara la differenza tra la parte bianca, lucente, restaurata e meno esposta al traffico rispetto a questo lato, che invece ha subito l'onta dei fumi, degli scarichi, dell'inquinamento e anche dell'attacco acido delle piogge che l'hanno deteriorata. È insomma un po' un tentativo di contrastare Caio Cestio, che con questo gesto, l'innalzamento della piramide, voleva consegnarsi all'immortalità. Naturalmente ci è riuscito, se gli uomini riusciranno a preservare poi quanto lui aveva costruito. Adesso cercheremo di capire quanto è grande davvero la grande piramide di Cheope a Giza, utilizzando come pietra di paragone la piramide di Cestio a Roma. La piramide di Cheope, cioè la grande piramide, ha lati che differiscono di pochi centimetri l'uno dall'altro e sono tutti intorno ai 230 metri. È alta circa 146 metri e pesa complessivamente quasi 6 milioni di tonnellate. La piramide di Caio Cestio invece ha una base con il lato più lungo di 36 metri e quello più corto di quasi 29, dunque non è un quadrato ma è un rettangolo, ed è alta 36 metri e mezzo. A questo punto basta calcolare quante piramidi Cestie ci vogliono per fare una piramide di Cheope, e ce ne vogliono quasi 200. Siamo
praticamente sicuri, certi, che questa fosse la tomba di Caio Cestio. E fra poco entreremo dentro da questa apertura praticata in questo lato della piramide. Ma le piramidi in genere ci hanno sempre suggestionato molto come uomini. Addirittura c'è una corrente di pensiero, quella dei paleoastronauti, che dice che le piramidi sono il segno di una civilizzazione precedente a quella umana, magari proveniente dallo spazio. Insomma, una specie di impronta aliena sulle opere degli uomini. Si parla delle grandi piramidi d'Egitto, quelle della piana di Giza, dove le tre piramidi sarebbero orientate a rispecchiare l'andamento della cintura di Orione, della costellazione di Orione, con la piramide più piccola, quella di Micerino, spostata leggermente rispetto all'asse delle altre due. Vediamo se dal confronto può emergere qualcosa. Questo è il cunicolo che è stato scavato all'interno della piramide, nel tufo e nelle opere costruttive che sorreggevano appunto la parte centrale, il cuore della piramide stessa. Stiamo per entrare appunto nella camera. La cosa che ci sorprende è che anche qui sono state cercate le tracce di qualche segreto recondito, perché non si può immaginare che queste fossero soltanto tombe, ci riesce difficile pensare soltanto a questo. Ecco, questa è la camera centrale, si vede che un po' dappertutto, lì sul soffitto o anche sui lati, sono state praticate delle nicchie successivamente proprio per cercare qualcosa di nascosto. E qui qualcosa è stato trovato effettivamente. Dove è stato abbattuto questo diaframma, questa parete in muratura, si vedono delle scale scavate nel tufo e poi infine in alto una camera. Probabilmente questo è il posto più sacro, quello più segreto anche della piramide stessa. Certamente di tomba si doveva trattare. Solo che ripensando a quelle egiziane, molti hanno pensato che appunto non si trattasse soltanto di tombe, ma di qualche cosa che simboleggiasse civiltà antiche e magari non provenienti dalla terra stessa. Niente di tutto questo. Certamente gli egiziani avevano inteso il loro viaggio verso il mondo degli inferi come qualcosa di fortemente simbolico, naturalmente, cioè qualche cosa che riguardasse in qualche misura le anime, ma lo avevano inteso anche in un modo molto concreto, perché appunto facevano le mummie, quindi in qualche misura volevano che il faraone e il dignitario arrivassero preparati, molto simili a come erano in vita rispetto al loro viaggio. Ma da dove partivano questi viaggi? Proprio dalle piramidi, che erano gli oggetti che quindi si avvicinavano di più a quell'astro con cui ci sarebbe dovuto essere poi il ricongiungimento, e cioè al Sole. Via del Portico d'Ottavia, dentro il ghetto ebreo di Roma, nel centro della Roma medievale e anche di quella romana. Qui gli stili si mescolano, così come anche i materiali. Non è tanto un mistero quello che vediamo qui, è quello che succede tipicamente a Roma. C'è una bottega qui che opera oggi nel XXI secolo, ma le architravi dell'ingresso, i sostegni del portone, sono fatti con il marmo strappato evidentemente a dei tempi romani, anche se corroso dall'inquinamento, lo si può notare molto bene. Poi basta spostarsi un po' per vedere quello che succede quando questo marmo è giustapposto ai mattoni medievali che innalzavano la Torre dei Grassi, che è quella che vediamo qui ancora con le strutture in legno che escono fuori. Una torre di antichi commercianti di pesce, perché qua attorno arrivavano il pesce del fiume e anche quello del mare, dunque tutto qua attorno c'era un'area di vendita e di commercio del pesce. Questa mescolanza di stili architettonici, questo eclettismo è in realtà non un mistero, ma la vera ragione della Roma moderna e anche lo è stata per molto tempo nella Roma antica. Qui sono anche importanti le vestigie romane. Questo è il Portico d'Ottavia, il quadriportico più antico della Roma imperiale, e qui si conservano bene questi reperti, benché mangiati in parte dal tempo, così come accade anche a Caracalla. Terme di Caracalla, Roma. Marco Aurelio Antonino Bassiano, detto appunto Caracalla per via della tunica lunga che portava alla maniera francese, era originario di Lione, fu il responsabile primo dell'edificazione di questo complesso termale, uno dei primi per perfezione del sistema idraulico e termico che faceva funzionare un complesso in cui oltre 10.000 persone al giorno potevano trarre divertimento. Il bagno al tempo dei romani era una pratica quotidiana di grandissima importanza e tutti dovevano e potevano prenderne proprio qui, dentro il complesso delle Terme di Caracalla. Il sistema idraulico comincia proprio qui, dove c'è questo muro alle mie spalle, in particolare dove c'è quel torrione. Lì arrivava l'acqua. Arrivavano per 175-220 litri al secondo e riempivano
questi enormi serbatoi che si trovano qui alle mie spalle, separati da questi muri divisori. Per una capacità complessiva di 9.000 metri cubi di acqua, una quantità enorme di acqua, questi serbatoi si riempivano soprattutto durante la notte. Così di giorno le terme potevano essere alimentate sia dall'acqua addotta direttamente dall'acquedotto, sia da quella conservata nei serbatoi. Questo alle mie spalle è Calidarium, cioè la zona più sofisticata da un punto di vista idraulico, ingegneristico e termoidraulico, potrei dire, delle terme di Caracalla, perché qua sotto c'erano i cunicoli, le gallerie, le tubazioni che permettevano di riscaldare questo ambiente fino a 50-60 gradi. Non si poteva assolutamente camminare a piedi nudi qua dentro, ci volevano per forza degli zoccoli di legno che insieme agli asciugamani e a tutto quello che poteva servire venivano forniti all'entrata. Si vede ancora oggi cosa resta di questo edificio enorme, perché aveva oltre 35 metri di diametro questa stanza circolare e aveva 8 piloni che la sorreggevano, di cui vediamo rimanere in piedi soltanto questi due, e all'interno dei piloni si vede bene come ancora sono segnati i condotti dell'aria che riscaldata rendeva l'ambiente molto caldo, e ci sono anche dei cunicoli come quello o quell'altro che erano i posti che venivano ispezionati dal personale di servizio, che quasi mai si vedeva in superficie ma che operava all'interno delle mura come un immenso formicaio destinato al piacere e al divertimento dei romani. Alle spalle del Calidarium si estende questa vasca nella quale oggi ci si può calare anche se non c'è più l'acqua, che è la natazio, cioè la piscina, 1,10 m, 1,20 m d'acqua al massimo. I romani forse non erano ottimi nuotatori. Tutta la piscina era rivestita da uno spesso materiale di pozzolana, cocciopesto e altri materiali che lo rendevano impermeabile. Si vede ancora lungo le mura traccia di questo impasto che serviva appunto a mantenere l'acqua qui dentro. Per i romani il bagno era un momento importante sociale, oltre che sia di igiene personale, perché qui si incontravano amicizie influenti, qua si potevano addirittura vedere i divi degli spettacoli romani, qui si poteva tramare, come spesso accadeva proprio alle terme, sono stati commissionati ed eseguiti assassini. Qui c'era il salutista romano che prima andava in palestra, poi entrava nella sauna e infine veniva qui in piscina. C'era anche il depilatore, quello che a uomini e donne portava via i peli superflui per far risplendere meglio i corpi sotto gli unguenti. E c'erano anche i libertini, perché questo era un posto dove si poteva fare cultura, ma dove si poteva anche amare. Per conoscere meglio quella che è la pompa energetica del complesso termale di Caracalla, bisogna scendere dove oggi i visitatori non sono ammessi. Qui non posso più avventurarmi da solo, riesco a riconoscere il pavimento romano, ma non so come può funzionare qua dentro la questione dell'acqua e della temperatura. Mi ci vuole un geologo questa volta, ciao Leo. Perché soltanto un geologo può conoscere i segreti dell'idrogeologia, così possiamo chiamarla, delle terme di Caracalla. Allora, queste sono gallerie di servizio che consentivano ai fornaciai di accendere e gestire i forni. Fornaciai, cioè quelli che lavoravano, quelli che lavoravano parte termica. Forni. Qui siamo vicini a uno dei forni centrali del Calidario. Che è questo? Eccolo qua, sì. Ora ci sono quasi tutte le pietre originali. Manca naturalmente tutta la parte interna, cioè questo forno poi comunicava con un pavimento sospeso sotto al quale l'aria calda consentiva il riscaldamento. Perché questi forni servivano per riscaldare gli ambienti, non l'acqua? Questi scaldavano soltanto gli ambienti. Poi ce n'erano altri? Poi ce ne sono altri che scaldavano delle grandi caldaie in bronzo per scaldare l'acqua. Erano circa 20.000 metri cubi d'acqua ogni giorno. Una quantità impressionante, perché alimentava quali e quante zone in superficie? Tutto. La natazio, la piscina, il calidarium, le vasche del frigidarium. Quindi questo necessitava di una circolazione attraverso tubi, un'idraulica di complessa, sì, sicuramente, perché i serbatoi dell'acqua sono abbastanza elevati e poi a caduta gravitariamente l'acqua arrivava a tutte le utenze. E questo invece che cos'è? Questo è uno dei discendenti delle vasche di acqua calda del calidarium. Cioè qui veniva fuori l'acqua che... L'acqua, diciamo, in supero, quello che avanzava e che usciva dalla vasca e se ne va giù nel sistema fognario. Che si trova al di sotto del piano, perché noi a che profondità siamo qui? Noi qui siamo 7 metri circa sotto al piano di calpestio superiore. E qua sotto ci sono altri 2-3 metri per arrivare al sistema fognario. Quindi un sistema idraulico complesso che ancora oggi può essere scoperto soprattutto con gli occhi degli archeologi, ma anche di quelli dei geologi. Grazie Leo. Grazie a te.
Di nuovo all'antico Foro Piscario di Roma, cioè al Portico d'Ottavia. Lì si vedono i resti del Teatro di Marcello, che è ancora un esempio di questo eclettismo architettonico, della mescolanza di stili, di pietre. Lì si usa estesamente il tufo, il travertino. Bisogna poi immaginare che tutto veniva rivestito da marmi bianchi che qui nel Foro Piscario venivano utilizzati anche come banconi per la vendita del pesce. Venivano strappati direttamente dai monumenti, utilizzati la mattina presto all'alba e poi dopo rimessi al loro posto. L'incredibile concentrazione di resti di vario tipo, foggia, natura e origine anche litologica, cioè delle pietre che si possono vedere qui, testimoniano quello che è stata Roma, una vera mescolanza di saperi e di stili che ha anche permesso la nascita di molti miti, di molti segreti, di molti misteri della città eterna. Mentre quello che i romani avevano fatto nel resto d'Italia era ben noto e quasi ovviamente privo di misteri.